e ben ritrovati nel nostro canale. Andiamo a lasciare perdere un attimino il reparto degli smartphone e oggi vi voglio parlare di tablet. Mi sono imbattuto poco tempo fa su questa casa costruttrice Teclast, ho notato che costruisce dei dispositivi con una bellissima scheda tecnica e mi sono imbattuto in questo tablet, il Teclast M30, un dispositivo da 10 pollici con connettività LTE Dual SIM, la possibilità di espandere la nostra memoria. In più abbiamo 4 GB di RAM e interni 128 GB, quindi abbiamo di tutto e di più. Abbiamo una batteria gigantesca da 7500 mAh, abbiamo Wi-Fi Dual Band, abbiamo un processore Deca Core Helio X27 e perché no, essendo amante dei cinesoni dovevo per forza andare ad acquistare questo bellissimo dispositivo. E andiamo a vedere la recensione completa e vi mando subito la sigla. Cominciamo la recensione come sempre, confezione di vendita, molto bella ed elegante, con le scritte in lucido Teclast, modello del tablet, ed infine sulla parte posteriore non troviamo nulla, solamente questi due QR code. Andiamo ad aprire la confezione, proviamo di seguito il tablet, lo mettiamo un attimino da parte, proseguendo troviamo il solito cofanetto con i manuali e lo spillino per le due SIM, oppure una nano SIM, vi ricordo, è un SD per espandere ulteriormente la nostra memoria. Abbiamo già a bordo un 128 GB. Troviamo di seguito il caricatore, voglio farvi vedere. Allora, abbiamo un 9V 2A oppure 12V 1,5A. Continuiamo, andiamo avanti e troviamo il cavetto. Non vuole uscire. Eccolo qua, cavetto Type-C 2.0. Andiamo avanti e vado a prendere in mano il mio Teclast. Andiamo ad accendere il nostro dispositivo, vediamo subito la bellezza di questo display. Un pannello da 10.1 pollici LCD IPS con risoluzione Full HD Plus, occupa il 72% dell'intera superficie, molto bello e luminoso anche sotto la luce del sole. Ho impostato la luminosità massima per farvi vedere al meglio la bellezza di questo display, solamente che ogni tanto ci sono qualche effetto specchio, ma comunque non importa perché durante l'uso quotidiano non stiamo sotto una luce diretta o di un faretto come sto facendo io in questa recensione. Abbiamo delle dimensioni da 24 cm di larghezza, 17 in altezza ed uno spessore di 9.5 mm, un peso complessivo di 591 grammi che comunque per la sua batteria da 7500 mAh devo dire che non è neanche tanto pesante. Sulla parte sinistra troviamo il jack per le cuffie, troviamo il jack di ricarica Type-C da 2.0 ed infine lo slot per le SIM o per l'SD. Parte bassa troviamo gli altoparlanti di sistema con microfono incorporato, devo dire molto bello, non altissimo ma comunque scandisce molto bene, andremo a vederlo nel corso della recensione. Sulla parte destra troviamo una parte totalmente liscia, alta, troviamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Sulla parte posteriore troviamo una scocca interamente in metallo, il frame anch'esso in metallo, una bella colorazione grigio silver molto molto elegante. Troviamo su in alto la fotocamera da 5 megapixel, effetto degli scatti sufficienti sempre comunque per pubblicare sui social, non possiamo pretendere da un tablet, da una fotocamera del genere, delle foto eccellenti. Andiamo ad accendere il nostro pannello, veramente bello, più lo guardo più mi piace, molto luminoso, riproduce molto bene e fedelmente i colori. Andiamo a vedere come si comporta il nostro tablet su Instagram. Ha già aperto la nostra pagina, già caricata, devo dire è abbastanza reattivo e fulmineo. Passiamo un attimino al gestore delle pagine, voglio vedere quanto tempo impiega ad aprire questa grandissima pagina e devo dire che apre benissimo anche i contenuti e sì, sta caricando anche il nostro video promozionale, come avete potuto vedere l'abbiamo pubblicato qualche giorno fa. Vi ricordo di continuare a iscrivervi numerosi al nostro canale, seguiteci e condividete il nostro video e aiutateci a crescere. Passiamo ad aprire una pagina di un sito abbastanza grande, apriamo La Repubblica, vediamo quanto tempo impiega ad aprire. Già aperta, un processore con una RAM
abbinati veramente veramente bene. Voglio passare a farvi ascoltare un po' di bella musica, dopo andiamo a vedere un video in 4K e vediamo come si vede con questo dispositivo che arriva alla risoluzione massima del Full HD Plus. Ascoltiamo un po' di musica. Bello e avvolgente di questi due altoparlanti, molto molto belli e precisi. Voglio andare a farvi vedere la bellezza di questo display. Andiamo a vedere un video in 4K. E diamo un giudizio insieme. Le immagini sono veramente riprodotte molto 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 bene. Come potete vedere non ci sono degli scatti. Molto bello questo display. Sono molto soddisfatto, ma soprattutto andiamo a vederlo ora come si comporta col mio gioco preferito Real Racing. Vediamo quanto tempo impiega ad avviarsi. Devo dire che è più veloce di alcuni dispositivi, parlando di smartphone, che ho provato nel corso della mia rubrica Cinesoni. Vediamo quanto tempo impiega. Andiamo a provare anche una gara. Ovviamente, come sempre, devo provare. Devo dirvi che mi sono divertito veramente, veramente tanto con questo tablet. Non abbiamo nessun scatto, nemmeno durante il gioco. Voglio cambiare l'inquadratura. Vi faccio vedere che sembra che siamo qui all'interno del veicolo. I sensori funzionano benissimo. Si comporta veramente, veramente molto, molto bene. Sì, questo tablet mi ha soddisfatto tanto su molti punti di vista. Voglio inoltre andare a vedere un attimino lo speed test. Ve lo voglio confrontare. Appoggio un attimino il tablet con il mio Umidigi F1. Abbiamo in tutti e due i dispositivi i Wi-Fi Dual Band, quindi andiamo a vedere come si comportano e vediamo se la velocità corrisponde. Tutte e due in fibra a 5 GHz. Notiamo che soffre un pochino di più l'Umidigi F1, in questo caso abbiamo ottenuto un risultato sull'Umidigi da 17.7 in download e 15.22 in upload, mentre questo Teclast stupisce sempre di più, 32.8 e siamo a 19 di upload. Andiamo a vedere alcune foto, reparto galleria. Partiamo con la fotocamera frontale da 2 megapixel, effetto degli scatti selfie molto buoni per pubblicarli sui social. In questa foto stavo preparandomi per girarvi questa recensione. Fotocamera posteriore 5 megapixel, riproduce fedelmente i colori. Foto la mia gattina, devo dire che effettivamente non effetto degli scatti molto molto malvagi. Foto con HDR panorama, foto senza HDR, consiglio foto senza HDR. Arrivati al dunque di questa recensione, voglio provare un'ultima cosa. Effettuiamo una chiamata al servizio clienti e vi faccio ascoltare questo audio in viva voce. Ti diamo il benvenuto in O. Sai che dall'app puoi gestire tutto online? Scaricala e per qualunque... Audio, incapsula, viva voce, abbastanza buono.
Alto, scandisce bene, bello soprattutto l'audio di questi due altoparlanti di questo Teclast M30. Buona la sua connettività, rete wifi dual band e persino in rete dati. Ottima capacità della batteria, arrivo a 4 giorni di utilizzo intenso, persino giocando nei social, nessun problema. Diciamo che l'unica pecca di questo dispositivo è che non ha l'NFC, ma non tutti utilizzano l'NFC con un tablet, ma lo utilizzano preferibilmente con uno smartphone perché è più portatile. Ovviamente abbiamo un dispositivo abbastanza grande da 10 pollici. Siamo arrivati alle conclusioni e quindi vi dico solo che per 199 € correte ad acquistarlo, vi lascerò il link sotto in descrizione e ci vediamo per i saluti. Ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa recensione Teclast. Lo vedete bene, M30, un dispositivo veramente ottimo, un tablet veramente bello, sotto quasi tutti i punti di vista, dico quasi tutti perché al 90% sì e al 10% no. Beh, quel 10% riguarda il reparto foto e video, che non sono un granché, comunque scatta foto più che altro per pubblicarle sui social e qui lo ripeto, per il resto si comporta molto bene, sotto la luce del sole, display bellissimo, veramente riproduce fedelmente i colori, molto bella con questa risoluzione in Full HD Plus, abbiamo un display veramente grande e molto ben costruito, abbiamo un frame in metallo molto resistente, abbiamo un dual SIM, un processore DecaCore, 4 GB di RAM, 128 GB, cosa vogliamo di più? Abbiamo anche una batteria enorme da 7500 mAh. Beh, che dirvi, ve lo consiglio vivamente. Correte ad acquistare questo tablet, ne rimarrete molto soddisfatti. Continuate a seguirci sui nostri social e iscrivetevi numerosi al nostro canale. Lasciate un like se vi è piaciuto, condividete il mio video e ci vediamo alla prossima. Ciao!